al Signore, amen. Noi siamo qui questa mattina come tutte le domeniche per adorare il Signore. E dal Salmo 89 noi possiamo leggere queste parole del versetto 1. Io canterò, dice, io canterò per sempre la bontà del Signore. La mia bocca annuncerà la tua fedeltà. Quanti di voi credete nella parola del Signore? È vera? Magari la parola di un uomo molto spesso non è vera, ma il Signore, quello che Lui dice, è vero. E noi vogliamo lasciare che questa verità possa entrare nel nostro cuore, in modo che anche dopo, essendo trasformati ogni giorno, santificati dal Signore, la nostra vita possa incominciare a proclamare la verità di Dio. E noi che siamo in Cristo, redenti dal sangue del Signore, noi siamo qui per dire che Lui è Re. Non siamo perfetti, ma il nostro Salvatore è perfetto, il suo sacrificio è perfetto, e noi vogliamo dare a Lui una lode che spetta al suo nome. No? Allora, se sei pronto ad adorare il Signore, alziamoci in piedi, saluta la persona che sta a fianco a te nel nome di Gesù, salutiamo anche tutti coloro che ci seguono da tante piattaforme. Noi siamo qui questa mattina per predicare la parola, che la parola di Dio possa entrare nel tuo cuore nel nome di Gesù. Glória ao Senhor. Dopo que ci siamo salutati, cantiamo a Lui. Dillo com tutto il cuore. Al nostro Signore Gesù, noi lo glorifichiamo con il nostro corpo e anche con la nostra mente e anche con la nostra anima, perché il nostro corpo e anima glorificano il nome del Signore. Noi vogliamo continuare a lodare e parlare di questa gioia che il Signore dà a noi nel nome di Gesù. La gioia del Signore è la mia forza.
celebra il re, esalta il re insieme a noi. Ancora. Celebra il re, esalta il re, muovi il cielo adorando lui. Celebra il re, esalta il re. E il popolo di Dio dice, preghiamo insieme. Signore Dio, la nostra gioia è in te, la nostra vita è in te. Signore, sono tante cose, Padre, che accadono nel mondo che, Signore, possono portare molto spesso dolore nel cuore, ma la tua gioia è la nostra gioia, la tua forza è diventata la nostra forza, perché le tue parole sono verità. Signore, tu ci hai chiamati ad adorare e esaltare il tuo nome, perché tu sei Dio di eternità in eternità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E noi siamo qui questa mattina per dichiarare il nostro amore, la nostra adorazione. Tutto quello, Signore, che noi siamo e abbiamo appartengono a te. Signore, io prego solo una cosa, che lo Spirito Santo possa smuovere il nostro cuore questa mattina e noi possiamo adorarti, Signore, ancora con più intensità, ascoltare la tua parola e lasciare, Signore, che tu ci trasformi sempre più in persone come tu vuoi, sempre per la tua gloria, oggi e sempre, nel nome di Gesù. Amen. Il popolo di Dio dice... Glória a Jesus, amém. Possiamo accomodarci. E nel frattempo, noi vogliamo aprire le nostre Bibbie nel Salmo 92. Salmo 92, noi leggeremo questo Salmo della parola del Signore. Noi vogliamo lasciare questo Salmo che possa guidarci all'adorazione. Quindi Salmo 92, mi raccomando, vogliamo accedere, vogliamo aprire le nostre Bibbie e lasciare questa parola penetrare nel nostro cuore. Amen. Tenete sempre pronte la parola di Dio durante tutto il culto. Allora, Salmo 92, la parola del Signore. Avete trovato, cari? Amen. Allora, almeno una persona ha detto amen. Non so se gli altri hanno trovato. La parola di Dio dice: è bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo. Proclamare quando? Al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte. Quindi per dire notte e giorno sempre adorando il Signore. Sull'ira a 10 corde e sulla cetra con la melodia dell'arpa. Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore, io canto di gioia per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, o Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non conosce e lo stolto non intende questo, che gli empi germogliano come l'erba e che tutti i malfattori fioriscono per essere distrutti in eterno. Ma tu, o Signore, siedi per sempre in alto, poiché ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno e i malfattori saranno dispersi. Leggiamo insieme dal versetto 10. Ma tu mi dai forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco, i miei occhi hanno visto la rovina di quelli che mi insidiano. Il mio orecchio ha udito la disfatta dei malvagi che si avventano contro di me. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti. Amen. Guardate questa promessa, no? Che dice che colui che è piantato nel Signore, anche nella vecchiaia, io non so quanti anni hai, ma io so che se tu sei in Cristo, sei piantato nel Signore, la tua vita porterà sempre gloria a Lui. Magari nel mondo ci sono quelle persone che dicono: sei passato dai 50, 60, allora sei scarto, no? Ossia, non conti, non vali più. No, per il Signore. Tutte le persone sono benvenute, che sia un bambino, che sia una persona anziana,
tutti sono amati dal Signore. E non c'è, c'è cosa più bella, come dice il Salmo, no? È bello celebrare il Signore. Perché per te è bello celebrare il Signore? Puoi completare questa frase con una tua parola, una frase semplice. È bello celebrare il Signore perché? Perché la sua bontà dura in eterno. È bello celebrare il Signore perché? Perché il suo amore è senza fine. È bello celebrare il Signore perché? Il nostro Salvatore Gesù Cristo è vivo. Perché? Per te è bello celebrare il Signore. Chi vuole dire? Alleluia, l'unica via che ci porta al Padre. È bello celebrare il Signore perché? Perché è venuto a morire per noi. È bello celebrare il Signore perché? Perché Lui è degno, se la lode spetta a Lui. È bello celebrare il Signore perché? Perché ci ha dato nuova vita e perché ci ha amati. Gloria a Dio. È bello celebrare il Signore perché? Perché Lui è la nostra gioia, perché Lui è la verità. E noi potremmo rimanere qui l'intera giornata, settimana, e non avremo mai esaurito di dire i motivi per cui è bello celebrare il Signore. Quando noi celebriamo Dio, noi comprendiamo il motivo per cui noi esistiamo. Perché c'è tanta gente fuori di testa? Perché c'è tanta gente che non capisce perché esiste? Perché c'è tanta gente che sta alla ricerca, o magari nel denaro, o magari nei piaceri carnali, o in tante altre cose, nelle filosofie, e tante altre cose, ma non capiscono che noi esistiamo per glorificare Dio. E quando io non lo faccio, ho un vuoto dentro di me. E quando non adoro il Signore, io non capisco. E quando arrivo all'età già avanzata, allora io dico, ma io perché ho vissuto? Perché della mia vita? Vedete la differenza? Quando una persona dice che è bello celebrare il Signore, e canta dal mattino alla sera, e vive una vita, non sto dicendo che tu stai tutto il tempo solo a cantare nel senso vero e letterale, no? Della parola. Ma nel senso di cantare, di essere un motivo per la lode di Dio, dice che la persona che adora il Signore cresce, fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano è un albero fortissimo, noi spesso viene citato nella parola di Dio, anche Salomone l'ha fatto arrivare tanto cedro del Libano anche per la costruzione del Tempio che dopo ha costruito per il Signore, ma questa metafora dice che quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio, il fiore fiorisce per dare gloria a colui che lo ha piantato. Se tu esisti, esisti per fiorire, per dare gloria, gioia al cuore del Signore. E quando tu lo fai questo, più il Signore ti annaffia, più vuoi fiorire per la gloria di Dio. Allora io prego che sia lo Spirito Santo dare a te questa certezza, che perché se sei piantato nel Signore, la tua vita porterà molto frutto per la gloria di Cristo. Perché senza il Signore, come ha detto Gesù in Giovanni capitolo 15, usando non la palma, ma usando la metafora della vite, dice, io senza di Lui non posso fare nulla. Ma se sono piantato e osservo la parola del Maestro, allora Lui dice, portate molto frutto. E portare molto frutto, che questo frutto rimanga tra l'altro, ma che tutto sia fatto per la gloria del Signore. Tu sei qui per adorare il Signore. Vogliamo dire insieme questa frase? Noi siamo qui per adorare il Signore. Noi siamo qui per adorare il Signore. E poi è bello celebrare il Signore. E se tu sei d'accordo, alziamoci in piedi e vogliamo ancora parlare, raccontare, cantare la bontà del nostro Dio. Glória e inalciando nostre mani.
Cari, noi possiamo riprendere i nostri posti e noi vogliamo in questo tempo continuare a dare gloria al Signore. Che tanti di noi possiamo pregare al nostro Signore per celebrare e dire al Signore. Leggo qualche versetto dal capitolo 93 dei Salmi. Se vuoi chiudere anche i tuoi occhi e ascoltare la lettura della parola. Salmo 93. Il Signore regna. Egli si è rivestito di maestà. Il Signore si è rivestito e si è cinto di forza. Il mondo quindi è stabile e non sarà scosso. Il tuo trono è saldo dai tempi antichi. Tu esisti dall'eternità. I fiumi hanno alzato, oh Signore. I fiumi hanno alzato la loro voce. I fiumi elevano il loro fragore. Più delle voci delle grandi, delle potenti acque, più di tutti i flutti del mare, il Signore è potente nei luoghi altissimi. I tuoi statuti sono perfettamente stabili, la santità si addice alla tua casa, o Signore, per sempre. Signore, noi ti glorifichiamo questa mattina, perché è bello celebrare il Signore. E Signore, ci emozioniamo anche, Signore, di poter adorare questo Dio vero, che si fa, Signore, trovare, che ha una relazione con noi d'amore, perché ci ha salvati, ci ha chiamati prima della fondazione del mondo. Signore, ora chiama il tuo popolo a pregare a te e a dire con la propria preghiera perché è bello celebrare il Signore nel nome di Gesù. Alza la tua voce, prega al Signore, cerca il Signore nel nome di Gesù attraverso la tua preghiera. Preghiamo uno dopo l'altro nel nome di Gesù. Thank you.
verso di te. Signore, io prego per le persone che ancora non hanno scoperto quanto è bello adorare il Signore. Perché quando noi ci incontriamo con te, faccia a faccia, attraverso la parola, attraverso la predicazione del Vangelo, non possiamo fare a meno di avere una comunione con te. Signore, noi ti ringraziamo per l'opportunità che tu dai a questa mattina anche alla vita di questa Chiesa, ad adorare il tuo nome e di far arrivare la tua parola comunque e ovunque nel nome di Gesù. Continua a operare nel nostro cuore. Io te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Cari, alziamoci in piedi. Noi vogliamo preparare il nostro cuore per la parola di Dio. Dopo i ragazzi andranno anche alla scuola domenicale, quindi sarà un tempo di grande edificazione ancora durante questa mattina. Insieme, Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola che parla alla nostra vita, non soltanto a vita degli adulti, ma anche dei nostri ragazzi, anche dei bambini, dai più piccoli ai più grandi che siamo noi, vogliamo essere sempre bambini, che sono guidati, protetti e ammaestrati dalla tua mano e dalla tua parola. Ti preghiamo, Signore, di guidare questo tempo di predicazione, di benedire la nostra vita, di fortificare il nostro spirito in te e allo stesso tempo, Signore, di far sì che questa parola ci stimoli alla santificazione, alla ricerca del Signore. Signore, io prego affinché questa parola possa penetrare e dare vita a noi, nel nome di Gesù. Amen. Cari, possiamo accomodarci. I ragazzi possono andare alla scuola domenicale? Così loro possono altrettanto avere un tempo di parola di Dio per loro. Allora, cari fratelli, mi sentite? Ecco qua, mi sentite. Mi sentite, mi sa anche abbastanza forte. Posso anche abbassare qui un pochino. Allora, noi siamo qui questa mattina, come tutte le volte, per ascoltare la parola del Signore. E devo dirvi che in questo cammino che noi stiamo facendo nel libro dei Proverbi, io ho intitolato questa serie di messaggi Il Sentiero della Saggezza Divina. E noi vogliamo, lungo il sentiero del Signore, ascoltare questa parola che porta vita a noi. Noi siamo arrivati in uno dei capitoli forse più conosciuti di tutto il libro dei Proverbi. Tra poco leggeremo dei versetti che secondo me molti qui forse o lo conoscono a memoria, cosa che mi auguro di sì, o magari ecco, già hanno letto altre volte. Ma il fatto sta che quando noi camminiamo con il Signore ci sono delle ricompense, sì o no? Ci sono, sì, non è che io seguo Dio per avere un premio, no. Però nel servire, nel seguire, nell'ascoltare Dio, ci sono delle benedizioni per la mia vita. Come per dire, se io seguo le sue istruzioni, noi abbiamo letto questa mattina dal Salmo 92 che il giusto fiorirà come la palma. E la palma è un albero, per esempio, che è piantato di solito, se tu vai in Israele, vedrai che la palma è piantata nel deserto, è un albero forte, ossia piantato nel deserto, non è nel villaggio, nella foresta, diciamo, più tropicale, no, nel deserto, ma porta frutto. Noi siamo stati piantati in un mondo che molto spesso è come un deserto, ma quando noi facciamo la volontà di Dio e viviamo con il Signore, non c'è come non portare frutto, non c'è come non essere benedetto dal Signore. C'è anche il famoso predicatore Charles Spurgeon, lui ha detto, confidi nel Signore e tu sarai salvato, confidi in te stesso e rimarrai perso. Quindi le due cose sono verità.
Se io confido nel Signore sono benedetto, se io non confido nel Signore io sarò perso. Ma questa mattina noi vogliamo trattare di un brano che parla di quelle che sono, seguendo un po' la scia della domenica scorsa, ma un altro capitolo, quali sono le ricompense che Dio dà alle persone che seguono a Lui. E io sono certo che tu sarai edificato, tu sarai benedetto, perché quanto più vedi l'amore di Dio per te, vedi proprio nell'azione che Lui ha per ognuno di noi, per incoraggiarti, per dire: tu stai facendo la cosa giusta, continua a camminare con me, perché ho un proposito per la tua vita. Dall'altra parte, il contrario anche è vero. Se io non seguo la volontà di Dio, allora non posso essere benedetto dal Signore. Io non posso avere due piedi in una scarpa, io non posso pensare di voler, ossia, vivere a modo mio e avere le benedizioni di Dio. Questo già te lo posso dire, te lo puoi proprio scordare. Ma quando io faccio la volontà di Dio, quando io sto camminando, non è che io faccio nel senso, e voglio qui ribadire, noi facciamo per glorificare Dio, ma la salvezza è gratuita per mezzo di Cristo Gesù. Amen. Ma se io ho riconosciuto che Lui mi ha salvato, cosa posso fare se non quella di essere un discepolo fedele, che fa la volontà di Dio, che segue i Suoi comandamenti? Apri con me Proverbi capitolo 3, perché noi vogliamo scoprire quali sono le ricompense che la saggezza offre alla nostra vita. Noi leggeremo da questo brano questa mattina. Allora, Proverbi capitolo 3, dal versetto 1. Noi leggeremo fino al versetto 12, Proverbi capitolo 3, dal versetto 1. Quindi vogliamo lasciare questa parola entrare nel nostro cuore anche questa mattina, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Quindi vediamo quello che dice la parola del Signore, questa parola viva, forte, che parla al nostro cuore. Allora, Proverbi capitolo 3, dal versetto 1, lui dice: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti. Perché? Qua comincia a elencare perché. Perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivi sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida, vogliamo leggere questo insieme? Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Amen. Ora continua ancora. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo, un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni, con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi di abbondanza, i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che Egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Questo non so se hai fatto caso, se hai incominciato a contare dal capitolo 1 di Proverbi, questo è il terzo discorso del padre. Perché nel versetto 1 voi vedete che lui dice: figlio mio, il padre sta parlando ancora al figlio. Non è tutto il libro di Proverbi in questo modo, ma nei primi capitoli, fino al capitolo 9, c'è il padre che continua a parlare. È bello vedere perché il padre sta dando un consiglio, una parola veramente, ossia che porta benedizione, un'istruzione su come agire, su come comportarsi. E lui naturalmente, il padre pretende o almeno spera e prega che il figlio possa ascoltare. E non c'è cosa più bella quando il Padre Eterno parla, come anche questa mattina. Lui sta parlando a te e lui sta aspettando che io e te possiamo dare ascolto alla sua voce. Non c'è cosa che magari porta più tristezza al cuore di Dio quando lui proclama la sua parola e forse le persone fanno esattamente l'incontrario di quello che lui dice. Però guardate quello che dice la parola del Signore. Il versetto 1 dice:
está parlando di questa lezione che comporta a che fare con la nostra ubbidienza. Sia nel capitolo 1, versetto 8, noi abbiamo visto, ascolta figlio mio, quindi lui sta parlando. Anche qui nel capitolo 3, versetto 11, lui ripete, figlio mio, non disprezzare. Versetto 1 che abbiamo letto poc'anzi, figlio mio, quindi il padre sta parlando tutto il tempo. La mia domanda a te questa mattina è questa: tu stai ascoltando la voce di Dio? Stai ascoltando la voce del Signore? Perché il Signore parla, e Lui parla in tante maniere, soprattutto Lui parla attraverso la sua scrittura, Lui parla attraverso lo Spirito Santo, Lui parla attraverso i Suoi discepoli, la Chiesa del Signore, e noi siamo chiamati a, come dice la parola di Dio, guardate bene qui al versetto 1, figlio mio, quali sono alcune cose che io devo fare quando ascolto la voce di Dio? Numero 1, non dimenticare. Io non posso dimenticare quello che Dio mi parla. La parola è chiara, vuol dire che la mia tendenza è dimenticare. Si dice anche fai un bene e dimentica, fai un torto e vedrai che non dimenticano quello che ti hanno fatto a te. Ossia, o che tu forse non riesci a perdonare se ti hanno fatto qualcosa, ma se hai fatto un bene, non ti preoccupare, passato 5 minuti già ti siamo scordati tutti. Ma lui dice non dimenticare la mia parola, non dimenticare, lui dice, il mio insegnamento, e dice il tuo cuore custodisca cosa? E osservi i miei comandamenti. È interessante queste due parole che noi abbiamo nel versetto 1, perché una, quando parla di insegnamento, la parola in ebraico è la parola Torah, e Torah è il Pentateuco, ossia è la parola di Dio. E questa parola che Dio ha dato al suo popolo per mezzo di Mosè, sta dicendo che io non posso dimenticare questo precetto, questo insegnamento del Signore, che è la parola del Signore, e dice anche che il mio cuore deve osservare i comandamenti, che è un'altra parola, è mishvah. Noi parliamo un pochino qua di ebraico, ma questo non è importante, l'importante è che tu possa capire il concetto, perché il Padre sottolinea che questi comandamenti procedono dal comandamento di Dio. Sapete che cosa mi colpisce? Che il padre Salomone parla al figlio, ma lui non sta dicendo ascolta quello che io ti sto dicendo. Sai quante volte tu hai detto a tuo figlio, oh, ma vuoi ascoltare tuo padre? Salomone non ha fatto questo. Ascolta la voce di Dio, ascolta i comandamenti di Dio, osserva i precetti del Signore. E se noi comprendiamo bene l'importanza di questo, la nostra vita sarà diversa e ci sono benedizioni. Quindi non è una questione di idee personali, la mia opinione. Qua a casa mia funziona così, finché ci sto io, bisogna fare come dico io. L'abbiamo detto tutti, anch'io già ho detto e forse anche io dirò ancora. Però quello sta dicendo, osserva la legge del Signore, osserva i comandamenti di Dio, perché sono superiori a quello che io dico. E se tu vuoi essere benedetto, la prima cosa che devo fare, come dice la parola, io devo ascoltare la parola del Signore. Quindi il padre sta sottolineando questo, sta insegnando al figlio che l'autorità massima viene dal cielo, non viene dal padre. E c'è come anche dice il profeta Osea, in Osea 4, 6, sto qui solo a citare, quando dice che il mio popolo si è dimenticato la mia voce. Dio parla, cioè il popolo non ascolta, credenti che non ascoltano più la voce di Dio, che si sono dimenticati dei precetti del Signore. E questo porta dolore al cuore di Dio, quindi io non posso dimenticare quello che io ero prima, perché io riconosca quello che nulla è scontato, quello che Dio ha fatto nella nostra vita attraverso il Vangelo del Signore, attraverso il perdono che noi abbiamo avuto. Quindi io devo dare gloria a Dio, devo ringraziare il Signore. Allora, se c'è questa introduzione a quello che Lui sta per dire ancora in questo capitolo, capitolo 3, che è importantissimo per noi questa mattina, che parla di ricchezze, di ricompense, e quindi il capitolo 3, versetto 1, sta parlando di non dimenticare questa benedizione che è la conoscenza di Dio. Allora, guardate bene versetto 3 e 4. Perché versetti, dopo torneremo al versetto 2. Versetto 3 e 4 sta parlando di un invito a salvaguardare la vita di alleanza che noi abbiamo con Dio. Dice, bontà e verità non ti abbandonino. Legatale dove? Al collo, e scrivi sulla tavola del tuo cuore.
Io non posso, quando parla di bontà qua, è la parola che ha a che fare con amore in ebraico. Quindi io non posso dimenticare l'amore del Signore. E questa gentilezza di Dio che è entrata nel nostro cuore deve permeare ossia anche il mio modo di relazionarmi con le altre persone, ma soprattutto nei confronti di Dio, perché io capisco che questa bontà che Dio mi ha dato è così grande. E allora cosa dice Lui? Dove devo mettere questa bontà, questa conoscenza di Dio? Legateli al collo. Non è un guinzaglio, eh? Non è questo il senso qua. Che Dio ti porta dove vuole, anche se Lui lo può fare perché Lui è Dio. Ma il senso qui di questo legare al collo è una metafora, è di un ornamento, un qualcosa che porta gioia, che se gli altri possono vedere che tu hai l'amore di Dio esposto a tutte le persone come un gioiello. E non solo questo, ma anche in ebraico ha a che fare con il senso che qua, ossia l'alito, no? Ossia quando noi parliamo vuol dire che noi siamo in vita. Ossia, fai vedere che l'amore di Dio è presente nella tua vita e tu dimostri che sei vivo perché il Signore ha benedetto la tua vita. Quindi legate queste cose al tuo cuore e dici anche, scrivila sulla tavola del tuo cuore. Le prime parole di Dio sono state scritte in due tavole di pietra. Ma il Signore sta dicendo che io devo scrivere questa parola e conservare dove? Nel mio cuore. Io non posso dimenticare, io devo conservare, perché queste virtù, questo cuore di Dio, come dice anche l'apostolo Geremia, leggete a casa, Geremia capitolo 31, 33 e 34, parla che il Signore scriverà non più sulla pietra, ma sulla tavola del vostro cuore. Questa parola che entra nella nostra vita e che insegna che la nostra saggezza è una saggezza che viene dall'amore di Dio, perché Lui vuole che noi mettiamo questo, noi registriamo nella nostra vita. Poi continuando ancora nel capitolo 3, dal versetto 5 a 8, Lui ci fa alcune ammonizioni. Oh, attento! Prima ti ho detto di ascoltare, di conservare, di mettere attorno al tuo collo, di scrivere nel tuo cuore, ma guarda com'è dal versetto 5, cosa dice la parola del Signore. Ci sono alcune cose che noi dobbiamo fare perché io possa ricevere la benedizione. Niente se per senza niente. Anche qui, voglio essere benedetto da Dio? Nella mia vita quotidiana io devo osservare i Suoi precetti, la devo scrivere nel cuore, la devo far vedere a tutti che il Signore mi ha dato la vita vera. Però dice qua dal versetto 5, aiutatemi a trovare, prima cosa che devo fare è confidare nel Signore. Tu non sarai mai benedetto se non confidi nel Signore. Ci sono quelli che confidano nei soldi, ci sono quelli che anticamente confidavano nella forza bellica, nei cavalli, come dice anche i Salmi, ma noi confidiamo nel Signore. Perché? Perché la nostra comprensione delle cose è limitata, io devo confidare in Dio. La comprensione di Dio è molto più elevata. Come devo confidare nel Signore? Il versetto ce lo dice. Confida nel Signore come? Con tutto il tuo cuore. Come stai confidando nel Signore? Quando hai esaurito le tue possibilità, dopo si apprende, no? Signore, il salvagente, allora quando non c'è più niente da fare, non è quello che sta dicendo, devo confidare dall'inizio, confidare sempre nel Signore. Poi dice ancora sempre qua, confida nel Signore con tutto il cuore. Numero due, seconda ammonizione, non appoggiare sul tuo discernimento. Questo è il grande conflitto del genere umano. Perché confidare in Dio vuol dire ubbidire a Dio. Confidare in Dio vuol dire avere una relazione con Dio. Perché spesso noi siamo tenuti da noi stessi a appoggiare sul mio discernimento. Io so più di te, io ho più conoscenza, io ho più denaro, ho più influenza. Quindi io riconosco oggi che questo non può succedere nella mia vita. Non posso appoggiare sul mio discernimento, ma anzi, guardate bene quello che dice la parola, è così forte, è chiaro. Lui dice, confida nel Signore con tutto il cuore, non appoggiare sul tuo discernimento. E poi dice, riconoscelo dove? In tutte le tue vie, in tutto quello che fai, nelle tue scelte. Quante volte noi facciamo così, no? Io prima prendo una decisione e dopo chiedo la benedizione di Dio. Ma Lui non dice che è così, dice prima di fare una cosa, Signore, è questo quello che Tu vuoi che io faccia? Prima di fare, Signore, sto pensando a fare un progetto per la mia vita, per la mia casa, per la mia famiglia, per la Chiesa di Cristo, come devo fare? Prima cerchi, Signore, dopo fai le cose. Perché a volte, ossia, anche l'inferno sarà pieno di buone intenzioni.
Quindi non è la tua buona intenzione che ti porta a fare la cosa giusta, ma quando io riconosco che non devo appoggiare su me stesso, ma devo riconoscere il Signore, la Bibbia dice, non ti stimare saggio da te stesso, anzi, cosa devo fare? Versetto 7, temi il Signore e dice anche, allontanati dal male. Tu vuoi vivere una vita felice? Almeno 3 o 4 hanno detto di sì. Io voglio vivere una vita felice. E allora cosa devo fare? Io devo confidare nel Signore. Non devo confidare nel Signore con tutto il cuore. Non devo appoggiare sul mio discernimento. Devo riconoscere il Signore in tutte le mie vie. Devo non stimare me stesso più saggio dell'altro e soprattutto di Dio. Devo temere Dio. E c'è un'altra cosa che dice il versetto 7. Allontanati dal male. C'è gente che se va a cercare il male, se lo fa consegnare a casa. C'è gente che cerca i guai e se li mette dentro casa. Soprattutto, sai come? Con questo qua. Noi molto spesso ci facciamo arrivare tanti guai nella nostra mente, nel nostro cuore. Oggi con questo è molto più facile. Prima non dovevo uscire di casa. Oggi non hai più bisogno di uscire di casa. La immondizia del mondo arriva dentro a un cellulare. Ma quando tu confidi nel Signore e non confidi nel tuo discernimento, anche questo aggeggio può essere usato per la gloria di Dio e non per inquinare la tua vita. Non sto dicendo che tu non lo puoi usare, io sono, guardate qua, sono uno dei più tecnologici magari che ci sono in giro, ma voglio usare le cose con discernimento per la gloria di Dio. Quindi noi non dobbiamo essere ossia del passato, nel senso che non siamo aperti a cose nuove, no, ma io devo avere discernimento. E guardate che continuando in questo, i versetti 9 e 10 guidano noi a riconoscere in maniera pratica come noi dobbiamo onorare Dio. Come posso onorare Dio? E qua anche è una cosa interessante, versetto 9 e 10, guarda con me cosa dice, onora il Signore con i tuoi beni e con le tue primizie, e di ogni sorta di rendita e i tuoi granai saranno ricolmi di abbondanza. Dopo parleremo più di questa cosa qui, ossia io devo onorare il Signore. C'è una storia che racconta che molti, quando la Francia ancora molti anni fa, stavano evangelizzando in quei villaggi e la parola di Dio era arrivata, e lì c'erano anche molti guerrieri, no, che usavano la spada per combattere, allora molti di quelli si sono convertiti al Signore. Però nel momento del battesimo cosa facevano? La persona veniva per battezzare questi nuovi cristiani, loro erano guerrieri, quindi avevano sempre una spada. Nel momento del battesimo, allora io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quella persona viene immersa nell'acqua, né, in un fiume per esempio, però loro cosa facevano? Prendevano il braccio, alzavano la spada per dire, io sono battezzato, però la spada no. Io voglio ancora usare questa spada a modo mio. Ci sono molti credenti che oggi, quando sono battezzati, non tolgono la spada perché non ce l'hanno, però tolgono il portafoglio. Signore, la mia vita appartiene a te, però il mio portafoglio non appartiene a te. Non sto dicendo che come molti predicatori stanno a influire nella vita delle persone, a prendere il denaro di tante persone, perché si è creato un'eresia della teologia della prosperità. Però qua le cose devono essere dette. Già anticamente, quando erano popoli, la maggior parte agricoli, dice porta la primizia al Signore. Io non devo dare lo scarto a Dio, devo dare il meglio, incominciando con il mio tempo, con il mio talento, ma anche con il mio tesoro. E ognuno sa quello che deve fare. La parola di Dio è molto chiara anche nel Nuovo Testamento. Paolo parla a seconda Corinzi, parla di come i credenti della Macedonia, nella loro povertà, hanno dato tutto quello che avevano per sostenere gli orfani, le vedove e la Chiesa di Cristo Gesù. Noi siamo chiamati. Quando noi abbiamo questi elementi, siamo benedetti dal Signore. E poi dice ancora nel versetto 11 e 12, cari, guardate bene con attenzione cosa dice, figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore. Signore, io voglio la benedizione, la tirata d'orecchio o no? Sì o no? Fratelli, ma mi lasciate proprio emozionati. Siete stupendi. Noi non vogliamo essere, si è tirato l'orecchio. Chi è che vuole? Nessuno. Perché spesso noi vogliamo il bene, i diritti, ma i doveri no.
E quando sgarro qualcosa che Dio mi riporta alla gareggiata, alla direzione giusta, molto spesso non mi piace, però la parola di Dio dice che io non posso disprezzare la correzione di chi? Dice nel versetto 11. Qua c'è il tetagramma, il nome di Dio, il Signore. Avete nella vostra Bibbia scritto in maiuscolo Signore? Sì o no? Sapete che il nome di Dio dal versetto 1 a 12 sono menzionati almeno 5 volte? 5 volte. E quando una parola viene ripetuta nella parola di Dio è per dare un'enfasi. Io non posso confidare in me stesso, devo confidare in chi? Nel Signore. E se il Signore mi porta alla sua vita insieme a Lui nella sua parola, io devo ascoltare, non posso disprezzare quella che l'Eterno sta parlando. O se il Signore potrebbe farmi scomparire all'istante, ma la sua bontà, la sua grazia mi danno la possibilità di tornare a Lui e di far sì che questa parola possa trasformare la mia vita. Quando un genitore ama il proprio figlio, corregge il proprio figlio. Perché sa che quando non lo corregge, quando è piccolo, quando sarà grande, si tornerà molto spesso contro i propri genitori, perché non ha un senso di rispetto, non ha un senso di limite nelle cose. E so che molto spesso oggi disciplina verso i figli è una cosa che non va di moda, ma Dio corregge il figlio che ama, e il padre e la madre devono anche insegnare ai propri figli. Cari, non è bello essere corretto, ossia essere disciplinato. Ma sapete che cosa dice la Bibbia? In Giobbe capitolo 5 versetto 17 e 18 dice: Beato l'uomo che Dio corregge. Tu non disprezzare la lezione dell'Onnipotente, perché egli fa la piaga, ma poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono. Quanta gente si ribella contro Dio. Dicono cose brutte nei confronti di Dio. Non te, grazie a Dio, no. Ma il Signore sa quello che fa. Lui sa dove e quando e perché deve mettere il dito. Non nella piaga, perché a volte Dio permette che la piaga sia formata nella nostra vita. Perché Lui ci vuole riportare a Lui. Allora, io ti dico, confida nel Signore con tutto il cuore. Perché se tu aspetti la correzione per venire al Signore, tu verrai. Ma sarà molto più difficile. Sarà molto più doloroso. Allora, per l'obbedienza alla parola di Dio, io perché devo obbedire la volontà di Dio? Perché fino adesso io ho detto che all'inizio c'erano buone notizie. Ah, le benedizioni di Dio. Ma fino adesso, quali sono queste benedizioni, Fabiano? Perché tu mi hai detto ammonizioni, la disciplina di Dio. Qual è la promessa di Dio per me? Ci sono e ce ne sono tante. E io vorrei che tu potessi avere questa motivazione che il Signore dà a noi. Guarda come, torna al versetto 1. La prima benedizione che Dio dà è quando? Io confido in Dio, quando non estimo me, saggio, più saggio di Dio, quando ascolto la sua parola, quando onoro il Signore, quando accetto la sua disciplina. Qual è la prima benedizione? Pace. Versetto 1. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore, osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Questa prosperità, la parola prosperità, e anche in altre versioni della Bibbia in italiano, parla di pace. Anche nella lingua originale parla del senso della pace, pace con te stesso, pace con il Signore. Ossia questa obbedienza che porta benedizioni dalle finestre del cielo, che il Signore dà a noi, in modo che noi possiamo davvero osservare i Suoi comandamenti, allora più benedizioni ce ne sono ancora. Guardate che dice la parola, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Chi ascolta Dio sarà benedetto, avrà problemi, avrà difficoltà, avrà sfide, forse malattie, forse tanti generi di problemi, problemi anche in famiglia, ma tu sei benedetto dall'Eterno perché confidi in Lui. Allora Dio benedirà questa persona che obbedisce alla sua parola. Guarda che questa parola è fortissima in noi. Capitolo 2, versetto 9 dice: allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine e tutte le vie del bene. Ossia, quando io ascolto Dio, sono benedetto. Proverbi capitolo 8, versetto 35 dice: chi mi trova, ossia chi trova la saggezza che viene da Dio, trova vita e ottiene il favore del Signore. Io voglio questo, Signore.
io voglio il tuo favore, io voglio la tua approvazione, io voglio la tua benedizione, ma perché io vivo con te. Se tu non vivi con Dio, non puoi avere questa benedizione. Dio, quando io dico vivere con Dio, non è avere una vita perfetta con Dio, perché non sono perfetto. Ma sto cercando Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutte le mie forze, e quello che io non posso fare, lo Spirito Santo fa in me attraverso la sua parola. Allora io devo cercare questa pace, questa benedizione che il Signore dà a me, questa prosperità che dice qui nel versetto 2. Sapete che cos'è? È la parola pace, perché la parola, chissà che cos'è pace in ebraico. Questo lo sapete, dai. Shalom. Tu vuoi shalom? Vuoi la pace? È una pace 360 gradi. Non è una bandiera bianca. No, 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 no. Quella non è la vera pace. È la pace che il Signore mette dentro del tuo spirito. Io voglio questa pace, Signore. Io grazie perché in te ho questa pace. Non vuol dire che quando hai pace non hai problemi, ma tu hai la pace del Signore. Questo shalom, che è una delle parole più importanti di tutto l'Antico Testamento, che è quel senso, ossia quella realtà di benessere sano, pacifico, che il Signore dà a noi, di tanta pace, di serenità. Ossia, non c'è un'altra benedizione più grande per noi, per la nostra vita, se non la pace nel Signore. Uno dice, ma come fai? Allora, come Paolo ha detto ai Filippesi, la pace di Dio che supera l'intelligenza umana custodirà i vostri cuori. Noi vogliamo questa pace nel nome del nostro Signore Gesù. E la pace di Dio spesso viene menzionata nella Bibbia. Ti dico un paio di versetti, poi andiamo avanti. Salmo 119, 165 dice, grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che li possa far cadere. Isaia 26, versetto 3, a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace, ossia Dio conserva la pace perché in te confida. Signore, noi confidiamo in te. Vogliamo dire, Signore, noi confidiamo in te, quindi questa pace Lui ce la dà. Fabiano, un sacco di problemi, ma io ho la pace di Dio, dico amen. Gloria al Signore per questo. Paolo dice, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi è una pace che il Signore ci dà, è una pace che Dio versa sopra la nostra vita. Allora, se la prima ricompensa è pace, la seconda ricompensa è la grazia. Guarda versetto 3 e 4, bontà e verità non ti abbandonino, legateli al collo, scrivi sulla tavola del tuo cuore, così troverai, versetto 4, troverai che cosa? Grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Questo è l'amore, questa grazia, l'amore, la fedeltà di Dio, cari, che devono essere indossati nella nostra vita. È come questa collana che abbiamo detto prima, no? Che porta vita, perché la gola stessa, ossia la gola nel senso che è vita, no? E per la mentalità nel contesto biblico, vuol dire, ossia, è la voce della persona, è come se fosse la sua coscienza, la sua anima. Quindi è questa vita che fa vedere che attorno alla sua vita c'è questa bontà, questa parola del Signore che è conservata. Quindi è il favore di Dio, la grazia del Signore sopra la nostra vita. A tal punto che le persone che ti circondano vedono che tu hai la pace, questa grazia del Signore. Questo è una parolina piccola, ma che è così forte, questo favore, questa considerazione che Dio ha per te. Quanta gente sta male perché si vivono nella solitudine, perché non capiscono Dio, non conoscono Dio, non conoscono la sua parola, stanno male, perché? Perché non hanno avuto la grazia del Signore, non perché Dio non vuole dare, ma perché molto spesso hanno rifiutato, non hanno creduto nel Signore. Quindi cosa deve dire il Signore a me? Lui dice, io ti do questo shalom, questa pace, io ti do questa grazia, perché dice la parola del Signore nel Salmo 23, che voi conoscete molto bene, certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Bene e bontà, che la bontà di Dio stia sopra la tua vita. Quando io confido in Dio, forse hai un dilemma, hai una cosa difficile da affrontare tutti i giorni, ma tu puoi ogni giorno dire, Signore, grazie per la tua pace, grazie per la tua bontà che circonda la mia vita, e questo mi spinge ad andare avanti.
Questo rinnova la mia fede, perché molto spesso nella difficoltà uno dice, no, io getto la spugna, Dio non mi ascolta, non mi risponde nel momento in cui voglio io, come voglio io. E il Signore dice, la mia grazia ti basta. Cari, cosa dobbiamo fare? Tu hai solo un'alternativa, confidare nel Signore e non appoggiare sul tuo discernimento. Allora questa grazia, questo favore che è citato qui nella parola di Dio, è per esempio la stessa grazia che Dio ha dato. Sai qui, ti faccio un esempio bello pratico, si chiamava Giuseppe. E questo ragazzo, una famiglia con tanti fratelli, il preferito di papà è stato venduto dai suoi fratelli. Voi sapete che tutte le volte che era lì in Egitto, Giuseppe in capitolo 39 della Genesi dice che il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che lui intraprendeva. Perché? Perché Giuseppe confidava nel Signore. E la grazia di Dio lo ha benedetto nella schiavitù, nell'Egitto, nel deserto. Dio vuole benedire la tua vita, ma io voglio vivere con Lui. E Dio non ha cambiato la sua metodologia, la sua maniera di insegnarci la parola come era nella Genesi ancora oggi, nel senso che Dio ama e fa prosperare la persona che in Lui confida, perché Giuseppe ha trovato grazia davanti a Lui. Nel capitolo 39, versetto 21 della Genesi dice che il Signore fu con Giuseppe, il Signore fu con Giuseppe. Immagina, il Signore fu con Alberto, il Signore fu con la Silvia, il Signore è stato con Lusitano. Immagina, metti questo nella tua vita oggi. Oggi il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Ogni luogo dove è passato Giuseppe, Dio è stato con lui. E io voglio avere questa stessa reputazione, dove io passo, la gente possa vedere che sono un aggraziato dalla bontà di Dio. Nel nome di Gesù, perché tu sei un ambasciatore e un'ambasciatrice della parola del Signore. E io non smetterò mai di dire che il Signore ama te e ha un proposito per la tua vita, per tutti coloro che camminano con il Signore. Perché infatti addirittura il faraone, l'uomo più potente di allora, ha detto ai suoi servitori, potremmo forse trovare un uomo pari a questo in cui sia lo Spirito di Dio? Io voglio, cari, noi dobbiamo far capovolgere questa società attraverso la parola del Signore, perché quando tu hai lo Spirito Santo a lavoro, dici, ma non c'è, non abbiamo nessuno come questa persona, si vede che c'è la mano di Dio sopra di lui. Ma se tu vivi così, ti lamenti dalla mattina alla sera, dici, mamma mia, questo è un evangelico, questo è un discepolo di Gesù, metto la croce sopra, io non ci passo neanche davanti a casa sua, magari prendo qualche malattia. No, caro fratello, se tu confidi nel Signore, tu hai la grazia del Signore, tu hai la pace del Signore. E noi dobbiamo fare questo, perché noi siamo, come dice Paolo, che chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Romani capitolo 14, versetto 18. Io voglio essere anche una persona che fa la volontà di Dio, perché gli altri vedono che io ho lo Spirito Santo di Dio. E sapete una cosa, non solo a livello singolare, come chiesa. Atti 2,47 dice, tutto il tempo, c'è qualcosa che non va, io posso anche cambiare il microfono volendo. Allora, sì, ecco. Andiamo questo, anche questo bisogna sempre continuare, mai smettere. La Chiesa di Cristo, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, Atti 2,47, loro lodavano Dio. E la gente non credevano tutti in Dio, perché tutte le persone a cui abbiamo parlato di Cristo sono qui? No, però loro devono vedere che io ho lo Spirito Santo, che noi amiamo il Signore, che noi serviamo il Signore, perché il Signore vuole questo. Allora, come dice la parola, noi dobbiamo continuare a confidare nel Signore. Allora, la prima ricompensa qual è che il Signore dà a te? Segna, segna, pace. La seconda è la grazia. La terza è, questa è bella, è avere una realizzazione. E usando una parola un po' che a volte non è proprio compresa bene, ma vogliamo intendere qui nella Bibbia, è il successo. Non successo che tu sia un cantante famoso, non in questo senso, no. Che tu hai raggiunto l'obiettivo. Proverbi capitolo 3, versetto 5, confida, leggiamo insieme, confida nel Signore con tutto il cuore
e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Quindi vuol dire che quando io confido in Dio, e noi abbiamo visto come noi dobbiamo confidare in Dio, come devo riconoscere Dio, dice che quante vie della mia vita saranno appianate. Quante vie? Tutti i miei sentieri. Quindi il discorso è che se io confido veramente nel Signore, allora cari, Dio prepara, mi fa raggiungere la meta. Questo è l'obiettivo, mi fa vincere questa gara. E la nostra gara è sicuramente la gara della quale noi vogliamo sconfiggere il peccato, sconfiggere la nostra superbia, amare il Signore. Quindi l'autosufficienza, no. Presunzione, nemmeno. Orgoglio, non ci pensiamo neanche. Arroganza, non serve qua. Moralismo, neanche. Ossia, noi vediamo che il Signore raddrizza, appianerà, guida, dà una direzione alla nostra vita, perché Lui fa del bene, Lui fa che le cose siano nel modo dritto, come Lui vuole. Quindi, infatti, la Bibbia ti dice molto spesso che chi è una persona presuntuosa non arriva da nessuna parte. Proverbi 28, versetto 26 dice, chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio scamperà. Affida al Signore le tue opere, i tuoi progetti avranno successo. Proverbi capitolo 16, versetto 3. Lo stesso capitolo, versetto 20, dice, chi presta attenzione alla parola se ne troverà il bene. E beato colui che confida nel Signore. Quindi io devo confidare quanto tempo in Dio? Sempre. Perché Lui, come dice il profeta Isaia, è la roccia dei secoli. Io posso confidare nel Signore. Ma Fabiano, mi dici una cosa. Che cosa vuol dire che Dio raddrizza, no? Ossia, renderà tutto dritto. Ossia, se io vivo una vita con il Signore, se ho questa certezza che sto facendo la volontà di Dio, allora io devo capire anche quello che Salomone ha voluto dire a suo proprio figlio. Quando c'era una comitiva che viaggiava, la gente camminava spesso a piedi, perché non avevano ossia, altro modo per arrivare uscire dal punto A e arrivare al punto B. Quindi nel periodo dell'Antico Testamento, cari, le strade molto spesso erano incidentate, erano difficili percorrere le strade. Non abbiamo un'autostrada. Io da Cesena stamattina in 20-25 minuti sono subito qui a Rimini, ossia, ma stiamo scherzando? Immagina tu dover fare a piedi. Però il Signore rende dritta quando? Il contesto qual è? Quando c'era una comitiva che viaggiava, c'erano persone che andavano avanti per se c'era qualcosa davanti alla strada, qualche tronco, qualcosa che impediva l'afflusso delle persone, loro lo toglievano. Se c'era qualcosa che non faceva camminare bene, loro raddrizzavano questa strada, spianavano questa strada, perché quando arrivasse il momento in cui dovevo mettere i miei piedi in quel luogo, io potessi passare liberamente. Dio va davanti a noi spianando la strada perché io posso fare la sua volontà. E questa è la benedizione per la nostra vita oggi, che il Signore ha preparato per noi. Allora, la giustizia, dice Proverbi 11, versetto 5, dell'uomo integro, gli appiana la via, ma l'empio cade per la sua impietà. Tu vuoi camminare e arrivare alla destinazione o vuoi rimanere in mezzo alla strada? Io voglio camminare con il Signore, perché questa è la sua volontà. Allora, noi vogliamo camminare con il Signore. Quindi la prima ricompensa, guarda qua, è la pace. La seconda è la grazia. Qualcuno si ricorda ancora? La terza è il successo. La quarta è la guarigione. Vuoi essere guarito? Guarda quello che dice Proverbi, sempre qui capitolo 3, dal versetto 7. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore, allontanati dal male. Quindi il consiglio è bello chiaro. Quando fai questo, c'è la benedizione. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. C'è qualcuno qui che ha problema alla schiena? Problema alla gamba, problema al ginocchio, problema alla testa, problema di qua, problema al braccio, problema alle mani. Mamma mia, come sono brutti questi dolori nelle ossa. Ma dice che quando io confido nel Signore, cosa c'è? C'è salute, c'è la benedizione. E questa medicina intesa per il nostro corpo, ma soprattutto intesa per il nostro spirito. Il mio spirito è curato dal Signore. Questa salute, questa guarigione, perché magari ci sono persone che forse stanno bene fisicamente parlando, ma nella mente e nel cuore sono malate.
E il Signore sta dando questa salute quando dice salute alle nostre ossa, salute al nostro interiore, perché noi sappiamo che il peccato ha conseguenze nella nostra vita. Davide diceva, finché ho taciuto, anche le mie ossa stavano male, ma quando io faccio la volontà di Dio c'è questa salute, questa benedizione che il Signore dice a me. Dopo vai a leggere Salmo 32 e tu vedrai quello che ha detto il re Davide. Allora, cosa dice la Bibbia? Capitolo 14 di Proverbi, versetto 16. Segna, il saggio teme ed evita il male, ma lo stolto è arrogante e presuntuoso. Se tu vuoi avere una vita davvero benedetta e anche una vita lunga, come dice il versetto 1 e 2, noi vogliamo fare la volontà di Dio. Perché? Perché noi sappiamo che il Signore ha un proposito per la nostra vita. Noi sappiamo che il Signore ha un proposito di guarire il nostro cuore. Oggi tu puoi essere guarito se confidi nel nome del nostro Signore Cristo Gesù. È una benedizione. Cari, noi vediamo che la prima ricompensa è la pace, la seconda è la grazia, la terza è il successo, la quarta è la guarigione e la quinta è la prosperità. Lui dice, abbiamo letto prima, onora il Signore con i tuoi beni e poi c'è il risultato, versetto 10. I tuoi granai saranno ricolmi di abbondanza, i tuoi tini traboccheranno di mosto. Dio farà in modo che il raccolto nella nostra vita sia più di quello che noi possiamo immaginare quando noi confidiamo in Lui, e quello che noi abbiamo noi usiamo per la sua gloria. Una persona che ha la mano aperta non è aperta solo nel senso di dare. Quando io apro il mio cuore per dare a Dio, anche la mia mano è aperta per ricevere. Quando la mia mano è chiusa per dare, io non do, ma non ricevo nemmeno. Allora il Signore vuole che, infatti nella nostra chiesa non stiamo qui a dire, ma tu devi fare, devi dare, dare, dare. No, no, noi parliamo della generosità. Quando io sono generoso nei confronti del prossimo, generoso nei confronti di Dio, perché in effetti Dio è il più grande generoso, perché Lui ha dato suo Figlio per noi, allora io sono pronto anche a dare, ma anche a ricevere. E dice la parola, usa questa parola, abbondanza, strapieno, traboccare, ripieno, quindi un'abbondanza grande. Proverbi 11, quindi rimanendo sempre in questo contesto di Proverbi, 11:25 dice, chi è benefico sarà nell'abbondanza e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Vuoi essere annaffiato? Incominci a versare benedizione nella vita del prossimo. Se tu sei egoista e pensi solo a te, invece di aiutare, vuoi creare combattimenti e guerre 360 gradi, tu non puoi essere benedetto. Ma Dio ha un proposito. La parola di Dio dice là in 1 Corinzi capitolo 16, ogni giorno della settimana, dice Paolo, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più colette da fare. Nella seconda lettera ai Corinzi 8:9, Paolo dice, infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per noi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Seguiamo l'esempio di Cristo. Seguiamo l'esempio di Cristo, oppure come ha detto Gesù nel Vangelo, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Usa la tua vita per benedire. Già dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento è sempre uguale. Amare gli orfani, amare lo straniero, amare le vedove e amare la Chiesa, il popolo del Signore, che è partito dall'Antico al Nuovo Testamento. Noi abbiamo un solo popolo. E vogliamo, ossia, rendere, come ha detto Gesù, per chiudere questo argomento qui del donare, come Gesù ha detto in Marco 12, versetto 17. Vi ricordate cosa ha detto? Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E tutti si sono meravigliati dell'insegnamento del Signore. Allora, noi abbiamo visto fino adesso, stiamo quasi finendo, abbiamo visto che cosa? La prima benedizione è la grazia, la seconda è il successo, e poi noi abbiamo anche la guarigione, abbiamo la prosperità e adesso noi abbiamo questa disciplina amorevole del Signore. Capitolo 3, sempre qui di Proverbi, versetto 11 e 12, dice che io non devo disprezzare che cosa?
la correzione del Signore. Perché? Perché non devo disprezzare? Versetto 12 dà la risposta. Perché il Signore, Dio eterno, riprende colui che Egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Quindi questa correzione del nostro Signore a volte è difficile accettare. Ebrei nel Nuovo Testamento, il libro di Ebrei, agli Ebrei dice, capitolo 12, versetto 5 e 6, quindi non è diverso. E avete dimenticato l'esortazione a voi come a figli, figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Guarda che l'autore agli Ebrei dice esattamente quello che dice ai Proverbi, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Allora, io voglio essere oggi, è meglio oggi essere disciplinato da Dio che essere condannato con il mondo. Tu vuoi essere disciplinato perché hai l'amore di Dio o tu non vuoi essere disciplinato e vuoi essere condannato con il mondo? Ma come? Cosa vuol dire, Fabiano? Paolo ce lo risponde. Prima Corinzi capitolo 11 versetto 32 dice: ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Allora dico: Signore, correggi me, perché tu non vuoi perdere tuo figlio, tu non perderai. Gesù Cristo stesso ha detto: nessuno vi rapirà da dove? Dalla mia mano. Ma ogni tanto la pecorella che siamo noi ha bisogno di un po' di bastone, a volte ha bisogno di carota, a volte ha bisogno di bastone, e il Signore lo fa in maniera che io possa essere con Lui. Anche in Apocalisse parla di questo, Apocalisse 3 versetto 19: tutti quelli che amo io li riprendo, li correggo, sì dunque zelante, ravvediti. Forse ci sono cose che mi devo, ossia, devo allontanare dalla mia vita. Io non posso pretendere di essere benedetto se continuo a insistere, dice questa è la mia opinione, ah, Dio insegna così ma io faccio così. No, Dio ha una ricompensa per te. E noi abbiamo visto questa mattina che la ricompensa è la pace, è il favore, è il successo, è la guarigione, è la prosperità, è una disciplina amorevole. Allora, se io osservo i comandamenti di Dio, io ho vita e prosperità. Se io non abbandono la bontà di Dio, io ho il favore di Dio e la gente anche mi riconosce che io sono un servitore del Signore. Se io confido nel Signore, il Signore appiana i miei sentieri. Se io temo Dio, Dio guarisce la mia anima, guarisce il mio cuore. Se io onoro Dio, io ho prosperità. Se non rifiuto la disciplina, io provo l'amore di Dio. Tu che cosa vuoi questa mattina? Vuoi la benedizione? Vuoi tornare a casa carico di questa benedizione della parola? Proverbi capitolo 3 da 1 a 12, confidiamo nel nostro Signore, perché questa è la volontà di Dio. Alziamoci in piedi e preghiamo al nostro Signore. Signore, noi questa mattina ti ringraziamo per la tua parola. È una parola, Signore, che dobbiamo scavarla, comprenderla, ma noi dobbiamo soprattutto applicarla. Signore, io ti prego che ora tutto quello che è stato predicato, insegnato, che tu possa far arrivare al nostro cuore. Perché, Signore, se entra da una parte e esce dall'altra e io non confido in te, allora, Signore, ci sono cose che non arriveranno mai alla mia vita perché io non ho dato ascolto a te. Se c'è qualche cuore, Padre, che è duro, che non vuole ascoltare te, io ti prego di rompere questo orecchio perché apra la sua vita al Signore. Se ci sono, Signore, fratelli e sorelle che già camminano e che ascoltano te, Signore, io ti prego che loro possano essere rinforzati nel Signore, perché la tua benedizione è per loro, per coloro che vivono con te, che hanno custodito la tua parola nel cuore, che hanno messo, Signore, attorno al collo, che confidano nel Signore, che non si fidano del proprio discernimento, che si allontanano dal male, che temono il Signore. Padre, santifica la nostra vita a te. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in noi, nel nome di Gesù. Amen. E il popolo di Dio dice: che Gesù possa benedire la tua vita e tu possa camminare con il Signore sempre, io e te insieme, per la gloria di Gesù. Amen. Vai in pace nel nome.